assolutamente senza voce. No, sei più che perdonato. Guarda, hai davanti due persone che ti capiscono benissimo, perché se perdiamo la voce noi veramente siamo rovinati. Però è stagione purtroppo di afonia, di raffreddori, di influenza. Matteo si è perdonato, dai, ti aiuteremo noi. Allora, una bellissima elfa prima mi ha detto: guarda, ci tengo tanto che facciate due parole con Matteo, perché ha realizzato e sta facendo un gran bel lavoro. Di cosa voleva, di cosa stava parlando? Intanto vorrei ringraziare di cuore Esther, questa grandissima elfa che mi ha promesso di essere qui a chiacchierare con voi. E niente, oggi chiacchieriamo un po' di cinema e di questo progettore enorme che stiamo realizzando tutti insieme. Sì. Che è per l'appunto un film medievale. Sì, ho letto. A zero budget, che stiamo girando per l'appunto qui nel Cittadino. Insieme a tantissime altre compagnie di rivoluzione. Sai che abbiamo Dennis Dell'Ai che non sa più dove andare alla sera, perché lo stanno chiamando ovunque, no? Perché con 800 giorni anche lì, budget stretto stretto, però è piaciuto a tutti e ha avuto un riconoscimento importante. Io ti auguro di arrivare lì, insomma, no? Però ci state provando. Ci stiamo provando. A che punto siete? Allora, siamo riusciti a presentare il progetto al Festival di Venezia di quest'anno. Ora le riprese sono finite, quindi un applauso a noi che siamo riusciti. Bravi! Un anno di riprese. Bravi! E abbiamo voluto cogliere il passaggio delle stagioni, quindi dall'estate, l'inverno, le foglie autunnali. Bene, bene. E ora siamo in piena fase di post-produzione, musiche, di doppiaggi, perché stiamo facendo ridoppiare tutto il e quindi ci vorranno altri 3 mesi per questa primavera, che prima dovrebbe essere pronto. Adesso qui davanti a tutti e in diretta ci prometti che per l'anteprima tornerà il nostro ospite? Assolutamente sì, vi prometto che per l'anteprima c'era una volta il basso medioevo, tornerò qui ospite a Radio Stella FM e lo guarderemo e ne parleremo tutti insieme. Eh beh, certo, insomma, i film vanno fatti e vissuti per essere guardati, appunto. Abbiamo un signore qua davanti che ti scampanella addosso. E lui è il grande Gianfranco, questo sia il mio fan numero uno. Grazie. Bravo Cima! Grazie Matteo! Grazie Matteo! Grazie davvero, buon Natale! E buon Natale a tutti, grazie mille! Grazie a te, porto un bacio a tutta la troupe! Grazie! Che bello!